Ciao a tutti amici lettori e bentornati in un nuovo video su The Jewelry Box. Io sono Giulia e oggi vi parlerò di qualche consiglio di lettura. Come ormai tutti saprete, sono in questo momento attivi gli sconti Einaudi che erano tanto attesi dagli amanti della lettura. In questi ultimi giorni sono usciti tantissimi post su Instagram e tantissimi video su YouTube in cui varie persone hanno consigliato i loro libri Einaudi preferiti. Anche io, nel mio piccolo, voglio darvi qualche consiglio di lettura per quanto riguarda questa casa editrice. Per cui ho selezionato tra i libri che ho già letto 5 titoli Einaudi che vorrei consigliarvi. In realtà ho nella mia libreria tantissimi libri della casa editrice Einaudi che ho acquistato soprattutto lo scorso anno, approfittando degli sconti che ci sono stati durante l'estate, ma sono tutti libri che ancora aspettano lì in libreria di essere letti, per cui purtroppo non posso consigliarveli e non posso esprimere un giudizio a riguardo. Proprio per questo mi concentrerò su 5 libri che ho letto abbastanza tempo fa, ma che ho apprezzato tantissimo. Il primo libro in assoluto che mi sento di consigliarvi per quanto riguarda la casa editrice Einaudi è sicuramente Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Devo dire che personalmente ho un rapporto molto particolare con questo libro perché questo libro è uscito, se non erro, nel 2001 e mi ricordo perfettamente di averlo letto alle scuole medie. E devo dire che nei miei ricordi librosi, nei miei ricordi legati alla lettura, questo libro è stato fondamentale per avvicinarmi ai libri e all'amore per la lettura, perché ricordo perfettamente che la mia professoressa di lettere delle medie ci fece acquistare questo libro e ce lo fece leggere in classe tutti insieme, per cui è stata veramente un'esperienza molto bella che mi ha arricchito tantissimo e che ricordo con tanto affetto come una di quelle esperienze che appunto ha aumentato in me l'amore e la passione per i libri. Al di là di questo piccolo ricordo personale, in ogni caso ho particolarmente amato la storia di questo libro, dal quale è stato poi anche tratto un film per la regia di Gabriele Salvatores. È, come ho detto, un libro di parecchi anni fa, uscito appunto per Einaudi. Vi consiglio vivamente di approfittare di questi sconti Einaudi per recuperarne la lettura. Vi leggo brevemente di che cosa parla, giusto per darvi l'idea dell'argomento e della trama. L'estate più calda del secolo, 4 case sperdute nel grano. I grandi sono tappati in casa. 6 bambini sulle loro biciclette si avventurano nella campagna rovente e abbandonata. In mezzo a quel mare di spighe c'è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per sempre la vita di uno di loro. Michele Amitrano, 9 anni, si trova di colpo a fare i conti con un segreto così grande e terribile da non poterlo nemmeno raccontare, e per affrontarlo dovrà trovare la forza proprio nelle sue fantasie di bambino, mentre il lettore assiste a una doppia storia, quella vista con gli occhi di Michele e quella, tragica, che coinvolge i grandi di Acqua Traverse, misera frazione dispersa tra i campi di grano. Io non ho paura è un libro ambientato nel sud d'Italia nell'estate del 1978 e il protagonista è appunto questo bambino di 9 anni di nome Michele che si ritrova a fare i conti con un segreto appunto più grande di lui che gli cambierà veramente la vita. Ripeto, io ho veramente amato tantissimo questo libro
Tra l'altro, ai tempi delle scuole medie lo avevo preso in biblioteca, ma l'ho amato così tanto che poi l'ho dovuto comprare. Per cui questa non è l'edizione ufficiale, diciamo, che ho letto tanti anni fa, ma poi l'ho ricomprato appunto perché ci tenevo particolarmente ad averlo nella mia libreria e tra l'altro negli anni l'ho anche riletto, ma lo rileggerei anche adesso molto volentieri. Secondo libro, sempre Einaudi, che mi sento di consigliarvi, è sicuramente Il rumore dei baci a vuoto di Luciano Ligabue, che io ho autografato. Libro uscito nel 2012, è una raccolta di racconti, se non erro, 13 racconti che hanno come tema principale l'amore. Ligabue in un'intervista in merito a questo libro ha detto che lui preferisce pubblicare raccolte di racconti piuttosto che romanzi più lunghi perché il racconto si avvicina molto di più allo stile della canzone, soprattutto per brevità e perché si riesce a concentrare in pochissimo tempo tutta l'emozione e tutto quello che si vuol dire. Molte cose sorprendono in queste storie, il guizzo di una penna capace di delineare una vita in pochi tratti, la sensibilità dello sguardo, la tenerezza, la capacità di scartare sempre rispetto all'ovvio, l'intelligenza del dettaglio. Sono racconti di uomini e donne, di bambini, vacanze, animali, bilanci e legami. Si susseguono come i giorni, inaspettati e pieni. Luciano Ligabue ha scritto un libro vivissimo e forte, che si legge d'un fiato, ma traccia una scia lunga dentro i pensieri. Siamo arrivati quindi al terzo libro che vorrei consigliarvi per approfittare di questi sconti Einaudi. Lo spazio bianco di Valeria Parrella, un libro pubblicato nel 2008 da Einaudi, primo romanzo di quest'autrice. Da questo libro è stato tratto anche un film con protagonista Margherita Bui. È un romanzo veramente brevissimo, ma pieno di emozioni e di sentimenti. La storia principale è la storia di Maria, una giovane insegnante, che si ritrova per 3 lunghi mesi a vivere quello che lei stessa definisce lo spazio bianco, ovvero si ritrova a partorire prematuramente la sua bambina Irene e quindi a vivere per 3 lunghissimi mesi nella speranza che questa bambina possa sopravvivere e possa riuscire a tornare a casa con lei senza gravi conseguenze relative alla sua prematurità. Tutto il romanzo è principalmente incentrato sulla lotta per la sopravvivenza di Irene e su quelli che sono i sentimenti e i pensieri della madre che nello spazio bianco, che è quello poi della terapia intensiva neonatale, vive aspettando. Narrata con una voce ribelle che pure sa trovare i toni dell'indulgenza, una storia che inizia come un destino di solitudine personale e pian piano si trasforma in un caldo coro di scoperte, volti e incontri, tanto che a Maria sembra quasi che siano la vita e la città a farle da compagne. Un libro bruciante, profondo, luminoso. Siamo arrivati quindi al quarto libro di questi 5 libri Einaudi che vorrei consigliarvi. Questo è uno dei pochi libri di questi che vi sto mostrando che ho letto recentemente e si tratta di Cecil Beach di McEwan. Di questo autore non avevo mai letto nulla, ma su Instagram molte ragazze mi avevano consigliato Nel guscio. In realtà poi quest'estate ho comprato entrambi i libri di questo autore, ma ho preferito iniziare Cecil Beach e rimandare Nel guscio, che tra l'altro devo ancora leggere. E anche in questo caso è un libro piuttosto breve, anche in questo caso da questo romanzo è stato poi tratto un film.
che tra l'altro non ho visto. Devo dire che è un libro molto breve, ma che mi ha colpita molto e che ho apprezzato tantissimo. Di questo autore mi piace soprattutto lo stile di scrittura, il modo in cui scrive. La trama di questo libro è incentrata sul rapporto tra due neosposi, che sono Edward e Florence, che nella estate del 1962 si sposano e si trovano a vivere la loro prima notte di nozze e la loro luna di miele. Il romanzo mette in luce quella che è soprattutto il rapporto con la sessualità e l'intimità di questi due coniugi, in quanto comunque nel 1962 si parla di sessualità come di un tabù, è abitudine, diciamo, è normale per quel tempo arrivare vergini al matrimonio e non avere particolare intimità con il partner, per cui l'autore indaga quelli che sono soprattutto le sensazioni e i pensieri dei due coniugi nel momento in cui si trovano a vivere per la prima volta l'intimità e il loro rapporto. Per quanto riguarda questo libro, proprio perché è uno di quei libri che ho letto recentemente, se siete interessati alla recensione completa e ad avere, diciamo, uno sguardo d'insieme per quanto riguarda la trama, vi invito a recuperare sul mio blog The Julie Box l'articolo in cui parlo in modo dettagliato di questa mia lettura, che ho apprezzato tanto. Ultimo libro che consiglio per quanto riguarda gli sconti Einaudi è un libro che non ha bisogno di presentazioni e che non ha bisogno di essere spiegato, ma che ognuno di noi dovrebbe avere nella sua libreria, ognuno di noi dovrebbe avere in casa. Si tratta di Se questo è un uomo di Primo Levi, che io ho acquistato tempo fa in questa edizione, poiché lo avevo letto alle scuole medie, mi sembra, ma lo avevo preso in biblioteca, per cui poi l'ho recuperato anni dopo in questa edizione Einaudi. Come dicevo prima, appunto, è un libro che non ha bisogno di essere presentato, di essere descritto, ma ho scelto di inserirlo nella lista dei 5 libri Einaudi che mi sento di consigliarvi, perché chi ancora non lo dovesse avere nella propria libreria potrebbe benissimo approfittare di questi sconti per acquistarlo e, perché no, anche per rileggerlo o recuperarne la lettura. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto di lettura interessante e qualche idea per quanto riguarda gli acquisti approfittando degli sconti Einaudi che, vi ricordo, termineranno il prossimo 15 di marzo. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace o anche un commento qui sotto e di iscrivervi al mio canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.